Ciao bimbi e benvenuti in questo nuovo video. Finalmente stiamo tornando, come promesso, al manicomio Pierre, con questo rumore incredibile di Bingo che pulisce proprio in questo momento il vetro, eh! E piove, sai com'è? A meno che vuoi rischiare la vita. Sì, per l'appunto sta piovendo, ma a noi non ci ferma niente, nessuno, e ci torniamo comunque. Sono contento di vedere che comunque sia, pur piovendo, un sacco di gente sta venendo con noi. Eravamo partiti che dovevamo essere tipo 40-50 persone. Col fatto della pioggia c'è chi ha rinunciato, anche perché c'è gente che veniva tipo da Roma, posti lontani. C'è un ragazzo comunque che da Milano è venuto comunque. È inutile che vi faccia troppe premesse, perché tanto sono le stesse l'ultima volta, se non appunto l'aggiunta del primo piano e del resto del manicomio che non abbiamo visto. Ci vediamo lì, sperando che la pioggia non riesca a fermarci. Guarda Bellini, guarda. Allora signori, siamo arrivati al mio amato muro di Nof e volevo soffermarmi sulla finestra incredibile, no? Visto che dite che può essere stato un animale, una persona, giochi di luci. Allora uno, come avete visto nel video precedente, qui dentro, dopo lo rivedete, è pieno di ciottoli, muri, roba rotta. Se qualcuno ci cammina, un animale, una persona che sia, si sente subito. Se c'è qualcuno che mi fa uno scherzo, mi incavolo, ve lo dico. Era un po' le sue pagine, lui ci ha fatto l'intero... Madonna. Quindi uno, per tutti quelli che hanno detto che era una persona di sicuro o un animale, no, per questo motivo qui, perché l'avremmo sicuramente sentito camminare o muoversi, anche se uno cammina piano non ce la fai. Due, ora faccio luce io, ok, però è stato detto che magari era una luce o una scala o qualcosa. Se guardate bene non c'è nessun modo di far trafilare la luce da qua dentro, se non appunto con la telecamera che sto tenendo io. Quindi non può essere stato qualcosa di strano come luci dall'interno o scale strane, eccetera, eccetera, eccetera. Ripeto, non sto dicendo che era veramente un fantasma, ma di sicuro non era una di queste 3, 4, 5 cose. E ora torniamo dentro. Bene, signori. Siamo tornati dove ci fermammo l'ultima volta. Accanto a me da questo lato ci sono le scale dove dopo vediamo di montare. E tra l'altro abbiamo scoperto dove sono le porte abbandonate. Mi fai luce per favore. Quindi io direi di avanzare quel piccolo pezzo dove non avanzammo l'ultima volta e poi di salire le scale con chi vorrà. Facciamo allora, sommi, andiamo. Ciao. Finché va avanti 2 metri va bene tutto. C'è una porta, un tavolo. Qui sembra più cosa potrebbe essere? Ma qui è la stanza per qualcuno che lavorava qui, secondo me, eh. Pistello visto sotto, voglio vedere come esce poi. Ho trovato l'ascensore. Poi abbiamo trovato anche questa. E ora ci salirà. Vai Samu, vai. Ma guarda, io ve lo dico, sono tentato di affacciarmi una testa. Guarda, guarda. Sto parlando malissimo. No, ma è proprio una stanzina, eh. Qui c'è il generatore, non c'è niente di... Poi comunque se vuole far notare il fatto che la vasca è completamente in mezzo alla stanza, al bagno. È incredibile il fatto che qui sia nata tutta questa natura, cioè in cima al primo piano. Ma
sto felice di vederlo fatto. Notare quanto fosse alto il corrimano. È alto quanto quasi 2 metri, si chiama 2 metri per un motivo lui, fate conto voi. Ultima ripresa prima di uscire, alle mie spalle c'è la finestra famosa di Nof e Slash del fantasma. Questo esattamente è il punto in cui il fantasma sarebbe apparso e uscito dalla finestra. Ero curioso di trovare qualsiasi cosa, un documento, qualcosa. A quanto pare l'hanno trovato, vediamo. Cos'è? L'hai letto? No, penso sia un... per i farmaci, perché c'è scritto consegna. Forse qui c'è scritto negozio, però non... Fa vedere. Negozio Firenze. Penso sia per i medicinali. Intanto è del... sembra del 75, può essere? Boia, del 75, ragazzi. 4 agosto del 75. Pagina 2, tra l'altro, boia, del 75 questo documento. Che giornale è 4 agosto? Incredibile. Siamo tornati direttamente in macchina perché ha iniziato a fare buio. Che dire, sono contento di aver visto finalmente anche il primo piano. Sono contento di aver trovato un documento risalente all'epoca. Smaniavo di trovare una cosa del genere, non lo so, perché è un po' come avere un pezzo di storia a mano e sono contento di averlo trovato. Alla fine comunque eravamo 28, bel numero, non mi aspettavo mai che saremmo stati 28. Sono contento, comunque erano tutti bimbi bravi e è stata comunque una seconda bella esperienza. Ringrazio ancora tutti coloro che sono venuti, tutti quelli che hanno visto questo video, e vi rinvito a lasciare il vostro commento riguardo al fatto del fantasma. Rimetto di nuovo le mani avanti dicendo che non sto urlando al lupo dicendomi che era sicuramente un fantasma, però oggi vi ho dimostrato che alcune teorie non erano plausibili per questi motivi qui. Comunque sono molto curioso di sapere ancora la vostra, se avete altre teorie, qualsiasi cosa, ditemelo. E ci vediamo al prossimo video. Buona Cisi, perché sono Cisi. Buona. Si può boccare!